Adesso invito il presidente Giorgia Meloni per fare il suo discorso. No. Una mucca! Chiaramente temo che sarò un po' deludente per voi. Perché dire no? So, insomma, che in questa occasione ci si aspetta dal Presidente del Consiglio un intervento leggero, diciamo divertente. Io non ero leggera manco a 15 anni. Sì che non è buona! Figuratevi dopo 16 mesi che faccio il Presidente del Consiglio. In tutto questo voi mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna. Che? E sto pure facendo la quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol. Gallina! Per cui non è la giornata oggettivamente migliore per aspettarsi da me della simpatia. Niente! Voi sapete che io sono cintura nera di zucchina. Diciamo, quando vieni presentato come se fossi un marziano, un mostro. Quando vieni presentato come se fossi un marziano, un mostro. Fatti ritrissare, cazzo! E allora io posso soprattutto provare a dirvi chi sono. Una mucca! Quindi diciamo comincio io in questa specie di seduta psicanalitica. Mi hai rotto i coglioni, hai capito? Che stasera facciamo insieme. Lo schifo. Raccontando chi penso di essere, al di là del fatto che sono il Presidente del Consiglio dei Ministri. No, sono Giorgia, intanto, buonasera. Ditemi voi. Poi qualcuno direbbe sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, ma sono una mignotta. Questa è tutta roba che a Roma si dice abbiamo già messo al pizzo, cioè già sappiamo. A parte questo, sono giornalista come voi, questo non so quanti lo sanno. Ma sono soprattutto una persona che ha la salsiccia piccante, due terzi della sua salsiccia piccante. Non avrei tuttavia mai immaginato di arrivare dove sono. E sti cazzi! E forse ci sono arrivata esattamente per questo. Dove la toccola? Dove la toccola? E potrei rimanerci più degli altri esattamente per questa ragione. Uno dei miei collaboratori di lungo corso dice che il mio slogan è moriremo tutti. Mocca la bocchina, mamma! È corretto. Te la vinde il culo. Io non sono una persona ottimista, guardo sempre il bicchiere mezzo vuoto. Madonna mia, che ansia terribile. Però siccome sono in grado di immaginare sempre lo scenario peggiore possibile e di solito la sorte è molto più magnanima di me, poi sono anche in grado di affrontare tutti gli altri scenari perché io m'ero predisposta a quello peggiore. Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. E come battizzo contro il malocchio. Nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato. Che minchia me ne fotta a me! Io avrei voluto fare la cantante, ma sono stonata. Che siete, ne attributi handicappati? Avrei voluto giocare nella nazionale di pallavolo, ma sono nana. Donna nana, tutta tana. Ma tu fatti i cazzi tuoi. Avrei voluto conoscere Michael Jackson, ma è morto troppo presto. Tra questi sogni non c'era quello di fare il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché sono per questo una persona troppo lucida. Ma va a cagare. Però Michael Jackson mi ha insegnato l'inglese. Shock. Shock because... Perché non tutti sanno che io ho imparato l'inglese soprattutto perché ero un'appassionata di musica e volevo capire che cosa dicessero questi testi. Questo mi ha molto aiutato, mi ha aiutato soprattutto nella politica estera. Andiamo bene! Dopodiché sono una persona che, come si sa, non ha paura di dire quello che pensa. Ma vai a cagare. Delle volte avrei voluto. Signori, io devo andare in bagno, non so come fa. Vi giuro, vorrei farcela per altre tre domande, ma posso? Un secondo. Che devo fare? Scusatemi. Penso ne abbia la facoltà. Abbiamo un bellissimo video che potremmo farvi andare se la regia è in grado. Così mascheriamola. Ma non ho paura di dire quello che penso, non ho paura di assumermene la responsabilità, di pagarne il prezzo. Sono leale.
per me è una questione, diciamo così, di principio, mantenere un impegno se prendo quegli impegni. Ho molti dei sette vizi capitali. Soca! Quasi tutti. Un'idea geniale. Ma non ho quello più subdolo di tutti e quello in assoluto più devastante per i politici, che è la vanità. Non devi dire cazzate. A dispetto della mia faccia, che più o meno è sempre... questa. Una volta, per dimostrarla, Ignazio La Russa gli ho mostrato una foto. Ma che oh! E non vi dirò come tenevo le mani, perché il mio ruolo me lo impedisce. Non so cosa Silvio Berlusconi dall'assù pensi. Porcella! Mi considero una persona per bene. Le cose che mi fanno arrabbiare in assoluto di più sono la slealtà, l'umiliazione e perdere a burraco, cosa che di recente mi sta capitando anche abbastanza spesso, quindi diciamo che quest'anno non è partito benissimo, benissimo complessivamente. Ti devi spaventare! Io ho sofferto da patriota un'Italia sempre guardata un po' dall'alto in basso, no? Un'Italia a volte... diciamo sempre considerata poco seria, considerata inaffidabile. Perché dire no? Diciamo oggi BTP Valore, non so se volete investire bene due soldi. Noi abbiamo lanciato questo nuovo BTP Valore, che è dedicato ai piccoli risparmiatori. Oggi nella prima giornata ha raccolto 6 miliardi di euro, è un record assoluto, per cui insomma se vi avanza qualche soldo che volete investire bene in una nazione seria con un governo longevo, ecco, ci sarebbe questo BTP Valore al quale mi permetto di fare pubblicità. Grazie, se mancassi, se non fossi con me. Anche bianco. Anche bianco. Struz. Chiaramente tutto questo si riesce a fare, chiudo davvero, se c'è tempo. No, cara, no! Che è quello che è mancato all'Italia. Maledetti! Noi abbiamo proposto una riforma costituzionale per la quale ci sono accuse di voler, so, l'altra volta vedevo, insomma, un famosissimo, tra l'altro, osservatore americano, che insomma citava la riforma del premierato ricordando Mussolini, perché si potrebbe con... Lo so, sono noiosa. Che devo fare? Io sono sempre stata noiosa, lo sono da una vita, per cui mi trovo molto più a mio agio nelle mie cose noiose, e sia chiaro che non mi lancerò in una danza questa sera, perché insomma diciamo non è proprio il giorno giusto, ma vi ringrazio se non altro e chiudo. E scusami, ma hai rotto il cazzo. E grazie per questo invito. Signore e signori, prego, guardate qui. Ok.